miracolo è compiuto. Alle 19, per grazia, si è rinnovato il miracolo di San Gennaro. Per Napoli, per i napoletani, ma per il mondo intero, che è una speranza continua, è una speranza che si rinnova anno per anno, perché crediamo in questo, crediamo in questa forza soprannaturale di un santo che si rivolge a Dio per darci una mano. Per me ti significa tanto, vuol dire che c'è pace, c'è serenità, perché il popolo napoletano, quindi quando non succede questo, non è tranquillo. Speriamo che sia un segno di pace per la città e per il mondo intero, non solo per Napoli, per tutti, ecco. Speriamo che questo miracolo porti bene. Sono appena le 10 quando il cardinale Crescenzio Sepe preleva l'ampolla con il sangue di San Gennaro dalla Cappella del Tesoro e la porta sull'altare per dare l'annuncio più atteso ai fedeli. Miracolo compiuto, la notizia come sempre è accompagnata dallo sventolio di fazzoletti bianchi e dall'applauso dei presenti. Poi l'omelia incentrata sulla violenza, quella che vede sempre più spesso protagonisti i giovani. Napoli ha bisogno di tornare a volare, potendo contare prima di tutto sui suoi giovani. L'appello che io condivido è ad amare questa città. La città ha bisogno di amore, perché è una città ricca di potenzialità, con tante sofferenze, ma una città che ha intrapreso, questa è la mia opinione, la via della rinascita. Ma la rinascita va in ossigenata, va alimentata, va innaffiata, bisogna che tutti quanti facciano tanto e bisogna anche che ci sia una maggiore coesione tra tutte le istituzioni in favore delle prossimità del nostro paese. C'è troppa ancora disattenzione da parte di chi potrebbe dare quell'ossigeno per rappresentare la svolta e non lo fa. È una città che tutto quello che sta mettendo in campo lo sta facendo esclusivamente con le sue forze. Questo non è poco per una città piena di difficoltà e di sofferenze come Napoli. Come ogni anno, il prodigio di San Gennaro attira in città migliaia di fedeli, napoletani e non solo, tantissimi i turisti e i visitatori che hanno scelto di assistere dal vivo ad un evento seguito in tutto il mondo. Da dove venite voi? Da Lucca. Napoli festeggia San Gennaro, cosa sapete di questa festa? Beh, vista sempre in televisione, ovviamente sappiamo il giusto, so che è molto molto sentita qui a Napoli e penso anche nel resto d'Europa e del mondo. Dalla Sicilia, per me era più una curiosità, sentendone parlare sempre alla TV mi faceva piacere venire, ecco, partecipare con Napoli al miracolo. San Gennaro, posso essere molto esplicita, molto materiale, una cosa esordi.